Tanto di cappello al Pescara di Massimo Oddo, che con una prestazione da incorniciare passeggia sui resti del Perugia e conquista la sesta vittoria consecutiva con un 4-0 che lascia poco spazio ai commenti. Festa grande in Curva Sud per gli oltre 600 tifosi pescaresi che già pensano alla super sfida di sabato prossimo all'Adriatico con il Bari del grande ex Andrea Camplone. Una gara che dovrà vedere la grande risposta dei supporters pescaresi chiamati ad essere il 12° uomo in campo. Avvio a ritmi sostenuti con i ragazzi di Massimo Oddo che fanno subito vedere di avere le idee ben chiare. Al sesto Memushai dai 25 metri alza la palla di poco sopra la traversa. Caprari al 12° vede lo spazio libero davanti a sé, prova la conclusione mandando il pallone al lato. I ragazzi di Oddo spingono con la Padula molto attivo che al 17° con una mezza rovesciata sporca alza di poco sopra la traversa. Il Pescara è però scatenato e passa meritatamente in vantaggio al 26° con un'autorete di Marco Rossi che su conclusione di Memushai rinvia in modo errato nella sua porta, regalando il vantaggio più che meritato ai biancazzurri. Il 36° la Padura ha un'ottima opportunità con Rosati che dice no. Si ricomincia nella ripresa al secondo con un lancio di Taddei, la sponda di Di Carmine con la palla per Della Rocca che con un tiro violentissimo sfiora il pareggio. I biancorossi appaiono più determinati e premono nel tentativo di pareggiare, anche se al 12° capita la Padula, l'azione per il raddoppio, ma il giocatore del Pescara affretta troppo la conclusione mancando il bersaglio grosso. Ma il Pescara è straripante, così la Padula prima al 20° di testa chiama al miracolo Rosati e poi due minuti dopo sul filo del fuorigioco raddoppia con una rete di rapina andando a festeggiare sotto la curva sud occupata dagli encomiabili tifosi pescaresi che poi non credono quasi ai loro occhi quando al 25° Benalì piazza il tris che fa partire i titoli di coda della gara. Ma il Pescara non è pago e così arriva al 28° il poker di Gianluca Caprari che piazza la rete che chiude davvero la gara. Il finale vede al 41° i due gol clamorosi falliti da Zapata e poi sul capovolgimento di fronte da Valerio Verre. Il resto lo fanno i tifosi pescaresi per la festa sugli spalti al termine di una serata davvero da incorniciare.